Sono portavoce del gruppo studentesco Mammut. Siamo molto contenti per l'affluenza che c'è stata a questa manifestazione che abbiamo organizzato in difesa della scuola pubblica. Siamo circa 500-600 persone. Vogliamo puntare molto sul fatto che questo è solo un piccolo passo di tutto il percorso che ci porterà a vivere la scuola in maniera diversa. Noi, con una campagna che si chiama Vivi la scuola, vorremmo proporre delle iniziative a scuola e continuare a vivere in modo concreto e diverso la scuola, e non solo tutte le volte purtroppo andare solamente in piazza per farci ascoltare. Abbiamo costruito una rete con tutte le scuole, anche con le associazioni nazionali, ODS, FDS, e questo ci porta a poter avanzare delle proposte che arrivino finalmente ad uno sbocco vero e concreto. E quindi siamo qui appunto per dire che anche il decreto carrozza non investe purtroppo nella scuola, stabilizza solamente i fondi a 400 milioni, i soldi non ce ne sono, e noi siamo qui per dire che non c'è più tempo di tagliare, non c'è più tempo per aspettare. Vogliamo capire quando la scuola diventerà una priorità vera di un progetto, di un governo, quando veramente si investirà, quando le aziende torneranno a dialogare con le scuole, quando si smetterà di sfruttarci con lo stage. Quindi ci sono tante, tante cose da cambiare e ci vogliono i soldi. Quindi siamo qui perché vogliamo essere liberi, perché non c'è libertà senza partecipazione, e quindi volevamo veramente ringraziare tutti.